Devo parlare del progetto che vedrete qui, delle due demo che vedrete alla fine di tutta questa spiegazione. Si tratta di un mio progetto del 2020 che ho liberato, quindi portato nel mondo FLOSS. Abbiamo poi collaborato col professor Vasco La Savia e il dottor Moderato per fare un esempio, grazie alla dottoressa Masseroli a Castelseprio e che vedrete qui, di Casa Piccoli, messa in questo mondo particolare. Si tratta di una cosa che avrete sentito nominare, ma io l'ho nominata nel 2020, non dopo. Si chiama metaverso. Il metaverso non ha una sua vera definizione, nel senso che è una cosa di fantasia. Quindi noi abbiamo una nostra definizione. In realtà è un po' di più, è un multiverso di metaversi, perché ogni metaverso potete immaginarlo come un singolo caso di scavo archeologico o di studio di uno scheletro o di rappresentazione artistica o qualunque altra cosa che sia collegata ai beni culturali o all'ambito culturale in genere o storico. Quindi è proibito l'utilizzo del prodotto in ambito industriale. Questa è una mia decisione, sono l'autore, per cui questa è la mia decisione. Cosa può contenere? Queste sono le linee guida. Dati e modelli della realtà, niente ricostruzioni, solo dati veri, cioè nel senso presi sul campo, reali, eventualmente aggiustati, adattati per l'ambiente, ma solo quel tipo di dato. Elementi di pura invenzione chiamati object, che sono degli elementi che vedrete che permettono di interagire col mio mondo, che è un ambiente 3D. Niente NFT. Gli NFT sono un carattere industriale, un carattere aziendale, e nei beni culturali, secondo me, non ci stanno proprio bene. Quindi, per me, non ci devono stare. Interattività, per forza, quindi sempre almeno un elemento di interattività. E poi, vabbè. Di questo vi ho già parlato, strumenti di digitalizzazione software solo FLOSS, quindi più possibile chiaramente, ove possibile, ci sono dei limiti, alcune apparecchiature richiedono software commerciali e vanno utilizzati. Poi qui avremo un esempio tra poco di un esempio di utilizzo di apparecchiature, diciamo, di fascia alta, giusto? Fascia alta. E mi rivolgevo ai geomatici perché per non sbagliare, quindi di un qualche cosa che sportivo rispetto alla nostra utilitaria, per capirci, però chiaramente può essere utilizzato solo in un ambito dove ci sono fondi e di una certa levatura. Per cui l'utilizzo di strumenti FLOSS, hardware e software permette, con un bassissimo investimento, di avere un risultato accettabile, chiaramente non dello stesso livello, e vedrete subito le differenze, però lo rende disponibile a tutti, modificabile e migliorabile, e oltretutto applicabile sempre perché ha un costo contenuto. Prossimo. Questo è il progetto, il riassunto di 12 anni. Allora, non vi sto a leggere tutti, se no siamo qua 2 ore. Poi se ne può parlare in altri contesti. Ecco, sono dei tronconi di progetto. Elaborazione digitale delle immagini. Vabbè, fotogrammetria, cose di questo tipo, altro genere, modelli, robe di questo genere. Repository dati. So che qui chi lavora con le università, con gli enti, non ha questo problema, ma le aziende lo hanno. Se io devo mettere un dato da qualche parte, ho un costo. E quindi trovare un modo di avere dei repository più efficienti, a basso costo, che ci permettono di memorizzare le informazioni. Laboratorio digitale è questo. Quindi oggi sentirete parlare un po' di tutto quello che è in questa colonna. Nuovi sensori per l'acquisizione di informazioni. L'abbiamo tenuto in un troncone diverso perché richiede competenze hardware e richiederebbe competenze ingegneristiche, ma abbiamo qualche difficoltà a coinvolgere le parti cioè sostanzialmente la parte ingegneristica. Magari poi ci riusciremo. E poi, vabbè, l'ultima colonna che fa parte, diciamo, della colonna del laboratorio, le pubblicazioni delle nuove metodologie. Siamo un po' indietro, devo dire, devo essere sincero, siamo indietro perché con pochi fondi che ormai sono esauriti. Facciamo un po' fatica. Speriamo con il lavoro, e di recente abbiamo vinto 2 bandi della Camera di Commercio, per il PCTO, che però un po' ci hanno finanziato. Speriamo di trovare altri fonti di finanziamento, anche pubbliche, e anche lavori che ci permettano di continuare questa attività. Penso di aver detto tutto, no? C'è altro? E ti lascerei la pa prossima. Lascerei la parola a Alessandra che adesso del progetto. Solo una cosa che non ho detto. Questo qui è l'avatar che vedrete all'interno del progetto. Cioè,
Noi saremo questo oggetto in dimensioni reali. Quindi lui si muove nello scavo, nel laboratorio, dentro lo scheletro, ovunque, e può fare diverse cose, e le vedrete poi nella demo successiva. Volevo solo farvelo vedere perché questo è stato fatto dai ragazzi del liceo, dipinto, scusate, dai ragazzi del liceo, un modello stampato in 3D, quindi poi di là alla mostra vedrete anche tutti i vari pezzetti di questa cosa che ho raccontato, perché sono tanti pezzi, micro pezzi di attività differenti, dalla stampa 3D alla modellazione, allo studio fotogrammetrico, e sono coinvolte aziende e tutto il resto. Poi di là le conoscerete meglio. E finalmente siamo arrivati alla demo sul metaverso. Allora, la prima demo che vi presentiamo chiaramente è il caso antropologico. È una demo nuovissima, che è stata preparata veramente in pochissimo tempo, meno di un mese. E riguarda una tomba, la tomba 11 del monastero di Astino. Monastero di Astino, che è un sito importante, molto bello, in Bergamo città. Allora, quello che vedete qui, siamo all'interno, siamo entrati insomma nel metaverso. Questo è un ambiente così che abbiamo preso e che c'è in molti dei nostri metaversi e che diciamo è l'ingresso. Quello che vedete raffigurato qua, quindi queste sfere che vengono chiamate planet, sono appunto i vari step, quindi le varie fasi del nostro percorso. Come potete vedere, sopra ogni planet c'è descritto che cosa potrete trovare all'interno, entrando. Per esempio, in questo caso abbiamo la visione del monastero di Astino. E quindi adesso vi comparirà l'ingresso del monastero e potremo interagire. In questo caso è composto da due parti, diciamo, questa parte interattiva in cui possiamo comunque vedere come è fatta la muratura, vediamo anche delle statue che ci sono al di sopra della chiesa, e interagendo con questo esagono possiamo vedere la fotografia di dettaglio appunto di queste statue. In questo caso diciamo che è un esperimento. L'acquisizione appunto degli esterni del monastero sono stati fatti con un piccolo drone, e drone di bassa fascia, e quindi questo diciamo che è stato un esperimento su campo. Poi dovremo appunto andare avanti a fare ricerca per capire quanto quel drone di bassa fascia può restituire in termini appunto di accuratezza e affidabilità. Quindi diciamo che è stato un esperimento. Qui vedete dei dipinti, in particolare questo dipinto che si trova all'interno del monastero, e nell'angolino che vedete qui c'è raffigurato il monastero di Astino stesso. Da questa immagine, da questo quadro, è stato estratto con varie tecnologie, il dipinto è stato ingrandito, e da questo dipinto poi è stato fatto una sorta di 3D, quindi dal dipinto si è recuperata quello che poteva essere appunto il 3D del monastero, secondo il pittore, insomma, secondo chi l'ha dipinto. E anche questo potrebbe essere un'indicazione importante, magari da comparare con le fonti storiche. Ora qui sicuramente gli archeologi, architetti e storici sanno sicuramente meglio di me quali sono le potenzialità o cosa può servire una restituzione di questo tipo.
Da qui, insomma, da questo planet possiamo entrare attraverso un portale, che era quel quadrato viola che avete visto, in un altro planet. Quindi idealmente, se fossimo in un museo, sarebbe il passaggio da una stanza all'altra. E il secondo planet qui rappresentato è proprio l'interno della chiesa e il luogo in cui era stato seppellito questo soggetto, questo scheletro della T11. Perché abbiamo scelto, su tanti scheletri che sono stati scavati e recuperati nel monastero, perché abbiamo scelto proprio questo scheletro? Beh, intanto è stato il primo deposto all'interno del monastero, e le successive deposizioni sono avvenute molto in seguito. Quindi già questo è un elemento particolare. Qui vediamo la cappella del Santo Sepolcro, il pavimento, la cappellina stessa, il pavimento arancione. Davanti alla cappella, appunto, era sepolto, è stato trovato lo scheletro della tomba 11. Qui, facendo una panoramica, vedete che è stata sovrapposta la planimetria della chiesa, quindi queste sono le rielaborazioni e le informazioni fornite dagli archeologi. Qui vedete la restituzione, insomma, delle panoramiche effettuate all'interno della chiesa, quindi anche l'andare a visitare, a vedere i vari dettagli della chiesa. Considerate che, appunto, questo è un lavoro preliminare, non è terminato, quindi c'è ancora molto, molto lavoro da fare. Probabilmente un metaverso potrebbe continuare all'infinito, si potrebbero aggiungere dati in continuazione. Quello che vedete qui grigio è un object, quello che Roberto diceva in precedenza, cioè è un elemento finto, un elemento creato, e sono quegli elementi che permettono l'interazione tra l'avatar, quindi tra noi, e quello che è stato, quello, insomma, che è raffigurato nel metaverso. In questo caso sono io all'opera mentre recupero la terra di scavo all'interno della sepoltura, e qui vedete che, appunto, ci sono degli altri oggetti di interazione. Qui è una prova di acustica, insomma, è stato utilizzato un violino all'interno della chiesa, e la registrazione è stata effettuata nel luogo nel punto in cui era presente la tomba T11. Il violino si è spostato nei vari punti della chiesa e si è provato a registrare il suono. Questo perché? Non perché la registrazione del suono di un violino sia una cosa scientifica importante, ma sono tutte prove che poi possono servire e possono essere rielaborate per fare in modo che anche il dato acustico, soprattutto quando si è in laboratorio, possa essere affinato e messo a punto per ottenere dei dati ulteriori. Ecco, questo è lo schema, insomma, il rilievo della nostra tomba. Quindi pian piano ci avviciniamo, e questo è il nostro scheletro messo in luce prima del recupero. Uno scheletro, tra l'altro, molto bello, che potrete poi vedere esposto in villa successivamente. Vedete, è completo, è ben conservato, quindi è anche un bello scheletro, cosa rara, insomma, non è così frequente in archeologia trovare degli scheletri ben conservati. Ma la cosa più interessante dello scheletro è quello che abbiamo trovato sullo scheletro stesso, cioè quello che ci ha detto. Intanto qui vediamo l'acquisizione di alcune ossa, questa è la colonna vertebrale e il cranio. Lo scheletro non è ancora stato acquisito tutto, quindi sarà un lavoro successivo, e qui si inizia a intravedere qualcosa di particolare, una lesione sul tavolato cranico con un'arma da taglio, quindi qualcosa di sicuramente interessante.
Qui vedete anche delle macchie blu che avete già visto in precedenza nella presentazione del dottor Moderato. Allora, queste macchie blu noi le lasciamo, e o meglio togliamo il dato, nel senso che indica proprio l'errore o l'assenza di dato. Quindi noi generalmente i software di acquisizione, di fotogrammetria, di restituzione 3D cercano di riempire i buchi e gli errori mettendo, insomma, inventando una struttura completamente. Noi invece togliamo, proprio perché il nostro obiettivo è restituire la realtà, noi togliamo le parti inventate, quindi le assenze di dato, e le lasciamo ben visibili, un po' come nei restauri, quando si fa il restauro di un bene, che si cerca di evidenziare la parte restaurata, così che sia chiaro cosa è la realtà e cosa invece cos'è il dato che non esiste ancora. Qui appunto abbiamo un altro portale che o possiamo tornare indietro all'ingresso, oppure possiamo andare al laboratorio. E nel laboratorio adesso approfondiremo quella lesione che abbiamo visto sul cranio. Ma non solo, ecco qui vediamo un po' le procedure, i protocolli classici di laboratorio, quindi lo studio del materiale, la fotografia d'insieme di tutto il materiale, sempre con il riferimento metrico. Ecco qui possiamo vedere una panoramica in realtà del laboratorio. Del laboratorio di osteologia, non dell'Aptic 3A. Qui possiamo illuminare per vedere magari bene che cosa è stato scritto. Non si illumina. Ok, va bene. Ok. Ma stiamo pilotando in diretta, io sto pilotando il drone all'interno di questo ambiente. Sì, perché ecco, magari noi abbiamo spiegato, allora, nel senso che ci sono altri metaversi di altri contesti che possono essere fruibili anche da voi, e potete voi col vostro mouse navigare all'interno, interagire e fare. Chiaramente è già fruibile, presto è già disponibile pubblicamente come metaverso. Già potete vedere quello che sto facendo io ora. Ok. E qui vediamo il taglio, insomma la lesione più in dettaglio. È una lesione a cui non è sopravvissuto. Ma la cosa più interessante è la seconda vertebra, l'epistrofeo, la seconda vertebra cervicale, che presenta anch'essa una lesione. Ecco, quindi poi la problematica, insomma, di indagine e di studio a cui tutti dovremmo rispondere, insomma tutti quelli coinvolti nello studio dovranno cercare una risposta, è perché un personaggio morto di morte così violenta è stato deposto all'interno di una chiesa poi così importante dedicata al Santo Sepolcro. Qui vediamo delle radiografie, sempre con il metodo che vi dicevo prima, con i riferimenti appunto sia metrici che di densità e cromatici, che vanno ad approfondire quello che è il taglio. Diciamo che le radiografie sono alla base, ormai non si può studiare uno scheletro senza effettuare un minimo di radiografia. Chiaro che a queste poi vanno aggiunte molte altre indagini. Ecco, qui vediamo altre applicazioni che si possono ottenere, cioè in questo caso sono i piani, le traiettorie del taglio, la ricostruzione. Allora, considerate che tutto quello che stiamo vedendo adesso in questo metaverso è un decimo della risoluzione originaria, quindi diciamo che questa parte del metaverso è dedicata alla fruizione, ma c'è tutto quello che è stato prodotto nei database, che sono appunto accessibili ai ricercatori, che possono poi approfondire con varie tecniche e
varie questioni, le varie informazioni. E qui vediamo anche la possibilità di osservare solo il piano del taglio, okay, che potrebbe essere utile magari per fare dei confronti. Ognuno poi sceglierà le sue strategie di studio. Qua possiamo osservare la documentazione, insomma, fotografica classica, quindi le varie fotografie effettuate del cranio, dell'epistrofeo e di un'altra vertebra, quindi particolari che si possono osservare. Questo che vediamo è l'ultimo Planets, diciamo che è il Planets dello Shop, chiamato appunto Shop, in cui generalmente in questo caso presentiamo lo staff, quindi l'equipe che ha partecipato parte dell'equipe che ha partecipato alle analisi osteologiche e alla creazione del metaverso, gli sponsor e i ringraziamenti. Ma nello shop, proprio come un vero museo, potrebbe anche esserci, ecco qui le varie attrezzature, come dicevamo, sempre del mondo Floss, quindi GNU Linux, Blender, GIMP, Git, Mushroom, Godot, Handbrake, Eugene, LibreOffice, OBS, QGIS. Penso che molti di questi strumenti li conosciate, insomma li utilizzate. E dicevo che all'interno dello shop, proprio come in un vero museo, può essere pensato come appunto lo shop di un museo, quindi potrebbe anche essere venduto del materiale con un e-commerce, per esempio, oppure lì ci sono degli scaffali, potrebbero essere messi dei volumi da consultare, da leggere, quindi le idee possono essere tantissime e poi vanno chiaramente sviluppate a livello informatico, quindi tante idee, ma le idee poi deve seguire una praticità, una realizzazione. Da qui queste sono le varie opzioni. Chiaramente dai vari Planets si può ritornare al sistema operativo, caricare un panorama, non in questo metaverso, si può ritornare all'ingresso del metaverso, quindi dove vediamo i nostri pianeti. In questo caso sono Planets 3D, ma possiamo anche avere Planets 2D, quindi al loro interno conservano dati come le schede di scavo, tutti quei dati, insomma, che produciamo e non sono riproducibili in tre dimensioni, ma sono ancora in due dimensioni. Ecco, questo invece è il nostro metaverso archeologico. Come vi dicevo poc'anzi, siamo Castel Seprio, Casa Piccoli, e qui abbiamo i nostri tre Planet, uno che porta all'accesso del contesto di scavo e l'altro invece quello al museo, meglio al laboratorio archeologico, come mi piace definirlo. Questo appena si caricherà. Casa Piccoli è una struttura, un contesto, un deposito archeologico che si trova vicino al centro nevralgico di Castel Seprio. Vedete la chiesa di San Paolo appunto alle spalle, o meglio di fronte, perché quella che vediamo è l'entrata dello scavo, e la sfera, il planet che ospita il nostro contesto è a sua volta, come vedete, lo specchio, diciamo Casa Piccoli dentro Casa Piccoli. Cosa molto carina, che insomma è forse meno scientifica, ma sempre per la questione dell'esperienza, no? del fruitore, la luce che vedete è molto naturale all'interno della sfera, è la stessa luce che abbiamo noi di solito a metà mattina quando scaviamo. Quindi chi vede in questo momento Casa Piccoli la sta vedendo con gli stessi occhi, con la stessa percezione visiva che ne abbiamo noi archeologi quando la mattina di giugno, di luglio, a seconda di quando appunto è la nostra campagna di scavo, la indaghiamo. Come vedete anche qui c'è parecchie zone blu, e questo perché, come dicevamo prima, l'incontro con Roberto alla costruzione del metaverso è avvenuto mentre noi già stavamo scavando Casa Piccoli l'anno scorso. A giugno abbiamo scavato, l'anno scorso sì. Tenete conto che il primo modello che tutto il gruppo è riuscito a elaborare è stato prodotto tra metà giugno
e i primi di settembre, quando è stato presentato al convegno di Archeofoss, con una documentazione di scavo che all'epoca non era ancora orientata alla produzione di metaversi. Quindi tutte le facce blu che vedete sono derivate dal fatto che normalmente quando noi archeologi documentiamo uno scavo, lo documentiamo per delle planimetrie oppure dei prospetti. Quindi ci sono delle zone buie che normalmente non pensiamo di dover documentare. E invece lavorare per una documentazione realmente tridimensionale, anzi quadridimensionale, perché come dicevamo prima, questa vede anche il tempo come costante nella quale muoversi, ci costringe a riflettere sul modo in cui documentiamo un contesto stratigrafico, un cantiere di scavo. E come sentite, ci costringe anche uno spettatore a riflettere sul fatto che è difficile parlare su un cantiere quando la ruspa sta andando avanti, oppure, come sono più delicato e più amichevole per noi archeologi, quando la cazzuola gratta lo strato per ripulirlo. E questa serie di eventi sono sistemati su una sequenza di eventi temporali che sono fruibili, interagibili attraverso questo object che vedete di lato, e permettono anche di indagare, di riflettere sul contesto stratigrafico sovrapponendolo ad altri dati, per esempio alle anomalie magnetiche registrate da Roberto stesso all'interno del cantiere e che sono presenti nell'area settentrionale della stanza, dell'ambiente che stavamo indagando, quella di destra proprio in prossimità di un piccolo contesto di produzione, un fornetto, una piccola fornace, ancora ne stiamo indagando la funzione vera e propria. E però chi ha scavato e chi, rivede appunto questa documentazione, ha a disposizione non solo il dato stratigrafico, ma anche quello proveniente da altre fonti. Il passo successivo, di cui parlavamo già con Roberto in maniera quasi onirica, ma insomma non lontana dalla realtà, è quella di riuscire a unire completamente i dati che noi ricaviamo dallo scavo, quindi le planimetrie, i modelli tridimensionali, le unità stratigrafiche, con la documentazione scientifica più dettagliata, come per esempio le unità stratigrafiche, le nostre schede, le sezioni, i prospetti e così via, in modo da avere proprio a disposizione su uno spazio virtuale tutto l'insieme, il deposito di dati che abbiamo estratto a sua volta dal terreno. Ora, Castelseprio è qua, a portata di mano, e quindi se uno deve andare a fare un controllo lo può fare. Pensate quanto può essere utile questo strumento, questo tipo di protocollo di raccolta del dato, quando, come nel caso sempre di un lavoro che conduciamo io e il professor La Salvia e io, in India, dove l'accesso ai dati è ristretto ai periodi di campagne, una o due settimane, che abbiamo a disposizione. Questo ci permette di ricostruire tutto il contesto che stiamo scavando e di poterlo fruire. Non so se forse Roberto l'aveva già detto prima, ma è disposto per la realtà virtuale, quindi avendo un visore e i sensori per le mani potrei navigarlo in prima persona. Questo è il secondo planet, vedete il contesto di scavo e, come dicevamo prima, l'importanza di poter giudicare e valutare il lavoro. Il piccolo drone che sta volando nella stanza e di cui vedete la ripresa sul muro segue la stessa rotta sul contesto che il drone reale ha seguito nella realtà. Questo ci consente anche di valutare, di riflettere su determinate scelte di documentazione. Per esempio, ci sono volte in cui l'uso del drone è difficile, siamo in mezzo alla vegetazione, la dottoressa Massaroli lo sa bene, quindi bisogna volare bassi, stare attenti, perché ovviamente la vegetazione fa parte di un patrimonio vegetale che non va toccato, e quindi delle scelte di documentazione che noi facciamo sul campo e che una persona, vedendo solo il prodotto finale della documentazione, il modello, la pianta, magari non percepisce, attraverso la conservazione di questo tipo di informazioni invece può essere fruito. Anche qui abbiamo nelle pareti una scelta di alcuni dei dati
sempre raccolti all'interno del campo, le anomalie magnetiche. Abbiamo alcuni degli elementi ossei che abbiamo ritrovato, questo è un metatarso inciso animale, non umano chiaramente, sarebbe stato molto bizzarro trovarlo umano, però questo abbiamo trovato animale, e poi abbiamo appunto il terzo planet, che è lo shop, simile in realtà a quello che avete già visto. Eccolo qui, anche qui, essendo uno strumento completamente aperto, si piega e si adatta alle necessità dell'utente o del pubblico finale. Qui vedete tutto il gruppo che ha collaborato magnificamente. Vi dico, la prima versione del metaverso è stata preparata in meno di 2 mesi, è una cosa pazzesca, anche se affidassimo questo tipo di lavoro a una società informatica. Ci consente, appunto, vi dicevo, di piegarlo, di adattarlo alle necessità dell'utente finale. Quindi se un museo, per esempio, deve organizzare una visita virtuale completa con gli oggetti rappresentati nella loro tridimensionalità reale, con la possibilità magari di toccare, esaminare, interagire con oggetti che normalmente sono chiusi in una vetrina, magari di poterli comparare, avvicinare, insomma tutte le interazioni a cui noi riusciamo a pensare possono essere, con fatica e lavoro soprattutto da parte di Roberto, programmati e preparati per i contesti finali. E direi che ci siamo e ti rilascio subito la parola.